Buongiorno a tutti, redazione di Sex. Siamo arrivati, finalmente ce l'ho fatta, sono arrivato in stanza. Sono un porco. Io ho scoperto 24 su 24. Ci siamo? Andiamo più a fondo e trasferiamoci un'ultima volta nello studio della dottoressa Rambaldi, dove stiamo per assistere ad un esperimento di ipnosi regressiva utile per districarsi nelle nebbie della mente umana. Buongiorno a tutti, redazione di Sex. Buongiorno. Buongiorno. Carlo? Sì, sono io. Benvenuto. Grazie. Prego, si accomodi. Come si sente? Puoi anche dormire tu. Bene. Sguardo da bravo ragazzo e sorriso da orsacchiottone, Carlo è il tipico esemplare di amico delle donne. Una spacca. Le tue armi seduttive, quali sono? Forse ha solo bisogno di una piccola spinta. Ho un po' un vecchio stile, non sono amante, nonostante siamo nel XXI secolo dei social. Ignaro di tutto, lo sguardo e il tono di voce della dottoressa stanno mettendo Carlo in contatto con il suo lato più spudorato e donnaiolo. Noi utilizziamo comunque dei messaggi subliminali, sicuramente. Quello che, per intenderci, spacciamo per vero nella nostra vita online. Adesso mi vedete così bene un vestito sportivo, ma ovviamente quando devo fare bella figura su una ragazza, soprattutto se è una ragazza un po' sofisticata, ho il mio occhio nella manica, eh. Che dire? Io mi chiamo Carlo e i ragazzi, quando mi vedono vestito in una certa maniera, capiscono già che Carlo è sceso in modalità Carl Attrezzi. L'ipnosi sta funzionando e la dottoressa vuole mettersi in contatto con Carl Attrezzi, invitando il candidato a visualizzare un tablet. Puoi mettere le mani così, come se fosse un obiettivo. Se tu fossi nel cast e ti vedessi da fuori, che cosa diresti? Sono pronto a fare quello che ci sarà per la maggior parte sull'isola, o meglio, un bel party. In spiaggia, andiamo? Ed ecco la terza identità, Carl Asciuga. Ci siamo? Come in Fight Club, due personalità distinte si incontrano e solo una di loro potrà accedere ai casting di Ex on the Beach. Finalmente ce l'ho fatta, sono arrivato in stanza, sono contentissimo, non vedo l'ora di cominciare questa nuova esperienza. Ci siamo? Partiamo per la spiaggia. Sono qua per divertirci, divertiti, sii te stesso al massimo e prendi meglio da tutta questa esperienza. Sono pronto per arrivare sull'isola, per divertirmi, per fare festa, per dare una botta. Forza là. Bravissimo. Esperimento riuscito. Carl Asciuga è pronto per sbarcare sulle spiagge colombiane. Ex on the Beach, sto arrivando. E un abbraccio fraterno sancisce l'inizio di una splendida amicizia. Diciamo amicizia. Il prossimo candidato è un ragazzo dal carattere complesso, con una grande voglia di raccontarsi. Sono molto... come sono? Diciamo che... vabbè. Sì? Come sono? Domanda. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, Francesco. Grazie mille. Prego, si accomodi. Allora... lei è qui per fare dei test attitudinali per verificare l'idoneità ad entrare a far parte del nuovo cast di Ex on the Beach. Si parte subito con la stimolazione visiva. Allora io vi farò vedere dei disegni. Vorrei che lei mi dicesse quale di questi disegni rappresenta meglio l'idea che lei ha della sessualità. L'immagine del... il maiale. Il maiale. Perché? Sono un porco. In che senso? Amo il sesso. Ama il sesso? Sì, assolutamente. Poi si definisce un porco, quindi? Che cosa le piace? Sperimentare cose nuove, a me il sesso normale non mi piace. Tipo, a me piace fare molti giochi di ruolo, Lego, metto il cibo sopra, e tutte robe così. Tutte robe anche scambi. Il cibo? Il sushi. È proprio il sushi? Sì, sì. Ah, ma lei il sushi lo mangia davvero? Ovvio, che faccio, lo butto. Il maiale, d'altronde, non butta via niente. Per gli ormonauti, si sa, le priorità sono ben chiare. Io ascolto 24 su 24. Io quando vengo, cioè, continuo ancora, non è come gli altri che ho bisogno di, che ne so, mezz'oretta per riprendere. Di recuperare, insomma. E ogni occasione è buona per tentare l'approccio. Benissimo, direi che può bastare. Davvero bella, complimenti. Prego.